Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare il pane casareccio. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno 1 kg di farina. Io userò il grano del re, farina rimacinata, 665 di acqua tiepida, 25 g di sale, 20 g di lievito di birra fresco. Quindi cosa faremo? Per prima cosa inseriamo nella planetaria tutta l'acqua. E il lievito di birra. Quindi con un cucchiaio di legno mescoliamo fino a scioglierlo. Aggiungiamo la metà della farina ed azioniamo la macchina a velocità 1. Aggiungiamo anche l'altra farina pian piano. Quando avrà raggiunto questa consistenza aggiungiamo tutto il sale, quindi impastiamo per 15 minuti. Corso il tempo di lievitazione, trasferite in un piano da lavoro spolverizzato di farina. Così. Formate una palla. Così. E trasferite in una terrina unta d'olio. Chiudete con il proprio coperchio e lasciate lievitare in un posto tiepido come il forno per 3 ore. Corso il tempo di lievitazione, lo trasferite in un piano da lavoro spolverizzato di farina. Quindi cosa faremo? Schiacciate con le mani. E create un rettangolo. Dopodiché chiudete al libro, così. Quindi fate questa operazione per altre 2 volte. Capovolgete. E formate la vostra pagnotta. Spolverizzate di farina un foglio di carta forno, quindi adagiate la vostra pagnotta. Io voglio fare una ciambella, quindi vi farò vedere cosa fare adesso. Schiacciate nuovamente. Così, e al centro fate così, fino a creare un solco. Dopo aver creato il solco ci sarà il buco, quindi cosa farete? Lo allargate piano piano con le mani, così. Quindi cosa farete? Ungete d'olio una terrina in vetro e mettetela al centro del buco. Così in lievitazione non rischierete che il buco si stringe o si chiude definitivamente. Quindi schiacciate nuovamente e allargate così. Adesso con l'aiuto di un coltello affilato create 4 tagli sulla superficie del pane, così. Quindi adesso lo facciamo riposare per 1 ora e mezza nel forno con la lucina accesa. Guardate come dovrà essere. Trascorso il tempo di lievitazione, ecco come si presenterà. Togliete la terrina delicatamente, quindi spolverizzate la superficie con della farina, sempre di grano duro. Quindi infornate nel forno a 220 gradi per 10 minuti e poi 210 gradi per 25 minuti.
Dopo averlo fatto raffreddare sopra una gratella, tagliatelo. Prendete un tagliere e vediamo la consistenza insieme all'interno. Ecco il mio pane, guardate la consistenza all'interno di una fetta, bello croccante e morbido dentro. Guardate, ancora è bello caldo. Io ne assaggio un pezzo e questo lo potrete accompagnare come volete, con salumi, con contorni, con la Nutella. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio e alla prossima. Un bacio.